questo confronto continuo col principe Henry. Non c'è uomo bianco e ricco peggiore di lui. È borioso, arrogante. E lo trovo esuberante. È scontroso come nessuno. Ti hanno imposto corsi di snobismo o guardare tutti noi dall'alto ti viene naturale? Usi tacchi interni. So anche questo, tesoro. Alex ha opinioni molto solide, ma si perde nei luoghi comuni. Come descriverei Harry in tre parole? Bianco, biondo e inglese. Ti chiedi mai chi saresti se fossi una persona anonima nel mondo? Per anni sono stato un bambino anonimo della classe operaia. Poi mia madre è diventata presidente. Tu chi saresti? Beh, uno scrittore. Il giorno del mio 18° compleanno mi ha detto di reprimere qualsiasi pulsione perché assecondandola avrei infangato la corona. Dai, sono solo stronzate. Il principe Harry appartiene alla Gran Bretagna. Henry Fox deve appartenere a se stesso, altrimenti svanirà. E tu che ci fai qui? Una trascurabile marachella pianificata con Amy. Devi portare avanti questo nuovo rapporto solo se senti di provare un sentimento forte. Una relazione come questa avrà un impatto sulla tua vita. Non mi sono mai sentito come adesso. È come se avessi una corda legata al petto che continua a tirarmi verso di te. È molto piacevole. Quello che voglio dirti, Henry, è che io... Tu lo ami. Se lo amassi, cambierebbe qualcosa? Io pensavo che avrei portato qui la persona che amavo. L'avrebbe amato quanto me. Proprio qui, insieme, in mezzo a queste statue. Era solo una sciocca fantasia adolescenziale. Hai letto le nostre email, Philip? Dio, no. Se le leggessi, ti accorgeresti che la mia non è solo una folle infatuazione. Alex e io ci amiamo. E molto. Abbiamo dei progetti in comune. E molti. Se scegli di uscire, non potrai più tornare indietro. Non ne avrò bisogno. Io ti amo. E io di più. Di questo ne discuteremo.